Ascoltami, Victor, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me. Però al momento sono costretta a rifiutare il tuo aiuto perché questo non è il mio posto e devo riuscire a trovare la mia dimensione e... No, così non va bene. Io... Nicolas? Apra la porta, per favore. Adelpha? Sì, sono Adelpha. Le dispiace aprirmi la porta? Ma... va bene, un attimo, sto arrivando. Guardi che se non mi apre butto giù la porta. Sì, sì, le apro. Buongiorno. Oh, Nicolas. L'ho seguita fin qui perché volevo controllare con i miei occhi il mio gatto. Mi dica, dove si trova? Mi ha seguito, ha fatto sì? Molto male, queste cose non si fanno. Il gatto è chiuso in bagno. Come sarebbe a dire chiuso in bagno? Un animale domestico tanto mansueto. Così gli fa del male. Bene. Ma dove siamo qui? Di chi è questa casa? Non capisco. Come hai potuto nascondermi informazioni tanto importanti? Tanto importanti? È la vita di Nini. Perché ti scaldi così? Non capisco. Mi scaldo per il mio amico, perché adesso sta soffrendo tanto e non accetto che tu sia complice di questo inganno. Ma è la sua vita. Che potevo fare? Mi ha raccontato un segreto. Tu avresti fatto lo stesso. Sì che l'avrei fatto, ma a te l'avrei raccontato perché hai un posto importante nel mio cuore. Beh, ti chiedo scusa se sono così riservata da non andare a sbandierare i segreti dei miei amici. Mi stai dando del pettegolo. Oh. Sono un pettegolo? Va bene, e tu invece non sei riservata. Sei una bugiarda. Hai visto che Thomas stava malissimo, soffriva per la lontananza e hai continuato a sostenere che Nini stava facendo un viaggio chissà dove. Beh, e ecco, chissà perché. In effetti stava facendo un viaggio, una sorta di viaggio interiore. No, non ci provare nemmeno, mi stai prendendo in giro. Ma che cosa avrei dovuto fare? Non potevo certo tradirla. No, no, però potevi tradire me, non è vero? Sai che impressione ho? Che sia solamente un pretesto per prendertela con me. No, non è un pretesto, non ho bisogno di pretesti. È ovvio che sei una bugiarda, sei complice di inganni. Molto bene, Sebastian, dato che è venuto fuori che mi ritieni una bugiarda. Se hai altre cose da dirmi, questo è proprio il momento giusto. Allora, sappi che io adoro i tuoi bellissimi occhi, la tua forte personalità e la tua notevole simpatia. Ma il non potermi fidare mi fa dimenticare tutto questo. Ma tu puoi fidarti. E come faccio? Dici una cosa, poi ne fai un'altra. Beh, poi non esagerare, poi possiamo parlarne con calma. No, se sei fatta così, non ti voglio. Non ti voglio nella mia vita se continui a mentire come fa Nini. Non posso accettare che la donna che amo abbia una natura tanto meschina. E dato che siete amiche e tu la copri sempre, ho paura che siate uguali e io non posso accettarlo. Io non posso accettarlo. Ciao, amichetta, perché piangi? È successo qualcosa? Sono tanto triste. E perché sei triste? Hai avuto una nota a scuola? No. Ho capito. Hai litigato col tuo fidanzato. No, neanche questo. E allora perché piangi? Perché non ho la mamma. Non piangere, amichetta mia. Se vuoi, ti aiuterò io a trovarla. Dici davvero? Certo che dico davvero. Sono sicuro che sia da qualche parte. Vieni, papà, una bella storia. Non posso, piccolo, devo lavorare. Per favore, signor Thomas, glielo chiedo anch'io calorosamente. Resti un pochino qui con noi. E va bene, resto. Che bello, grazie signor Thomas. Voi siete contenti, bambini? Sì. Non ho sentito bene. Il consiglio del nonno. Sì. E adesso vorrei sentire la voce del signor ambasciatore. È contento signor Thomas? Sì, sono molto contento, grazie. Mio bambino, come sei stato senza di me, tesoro? Sono certa che non vede l'ora di saltare in giro per la casa. Lui ama giocare, non è sì, vero? Adelpha, mi scusi, ma al mio amico non piace che entrino estranei in casa. Ha fatto un'eccezione per il gatto, ma non vorrei approfittarne, quindi sarebbe meglio se lei andasse. Certo, capisco. Gli do solo un po' di latte e poi me ne vado. No, per favore, non mettiamo disordine, dai. Oh, no. Nicolas! Come sei entrato in casa mia? Ho aperto la porta. Sì, e io sono venuta a prendere il mio gatto. Questo gatto è suo? Ma certo, sì, è mio. Però c'è una spiegazione. E infatti esigo sapere come sei entrato. Avanti, dimmelo. Con le chiavi di Nini. Però Adelpha ha preso il suo gatto e stava andando adesso via, vero Adelpha? Finalmente è una buona notizia, cominciavo a non sopportarlo. Sembra più evidente che io e Arturo II non siamo graditi in questa casa. Con permesso e buon proseguimento. Va bene, Adelpha, vi porto all'ambasciata. No, tu non vai da nessuna parte, Nicolas. Perché? Ero venuta a prendere le cose di Nini, ma non è questo il problema. Non mi importano le cose di Nini, mi importa di lei. Come sta? Ecco, lei sta bene. Certo è un po' addolorata, ma si riprenderà. Io temo che sia triste e che stia soffrendo molto. Voglio vederla. Beh, ecco, meglio lasciarla sola. E ciò di cui ha bisogno le serve
serve il suo spazio. Cerchi di capirla, va bene? Ma io ora devo andare perché ho un impegno con l'ambasciatore e non posso fare tardi. Lavoro prima di tutto, con permesso. Salutami, Nini. Niente tuffi, fermi, non correte, niente tuffi, ehi, ehi! Cerca di dissimulare un po'. Sembri ipnotizzata. No, figurati, guardavo un'altra cosa. Beh, fra noi possiamo essere sincere e ammettere che il ragazzo è molto carino. Sì, sì, è carino, ma è solo un amico, perciò. In effetti non ti conosco per dirlo, ma ho l'impressione che il tuo amico ti piaccia parecchio. Guarda un po', sta arrivando un'ape sul miele. È inevitabile. Perché non vai a chiederle l'ingresso? No, lei ha fatto l'abbonamento per tutta la stagione. Per favore, raccontami com'è finita l'uscita dell'altra notte. Me lo stai chiedendo seriamente? Ma certo che sono seria. Nessuno di voi due mi ha più richiamata. E come potevamo chiamarti se ci hai lasciati soli senza cellulari né scarpe in mezzo al nulla? Martin, l'ho fatto per costringervi a stare insieme e smettere di litigare. Chi te l'ha chiesto? Il mio rapporto con Juan è solo affare mio. Perché ti intrometti? Per il semplice fatto che siete entrambi amici miei. Io non sono tuo amico, ti sbagli. Ah no? E cosa saresti allora? Non lo so, ma non devi farmi più una cosa simile. È chiaro? D'accordo. Ho capito. Adesso hai finito di grugnire? Sì, ho finito. Ciao, come va? Malissimo. Un disastro. Corvo le pinze. Eccole. Queste sono per il ghiaccio. Ma chi se lo immaginava che sarei finito assistente in cucina? Che state facendo? Ah, posso aiutarvi? Sì, 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 se ne occupi lei direttamente. Io non posso certo perdere il mio tempo in questo tipo di attività. Tutto questo trambusto per un semplice pollo. Un pollo ripieno, ma pur sempre un pollo. Guardate chi c'è! Ciao, zio! Ciao, zia, come state? Porti subito qualcosa fuori di qua! Attenta che non si avvicini al mio pollo, altrimenti gli faccio sentire la mia scopa! Lo sapete che il mio Arturo II è molto buono. Ciao, zio, come stai? Tu mi vuoi bene, vero? Vabbè, braccio allo zio. Aspetta, Arturo! Posso lasciare il gatto libero per casa? Presto! Un gatto! Un gatto libero per casa, in personale fuori controllo! Questo non promette bene! Olè! È meglio che non lo dica! Meglio che non lo dica! Avanti! Che bello, grazie! Sono così felice! Mi sento come se stessi sulle nuvole! Hai visto, amichetta? Te l'avevo detto che avremmo trovato la tua mamma! Sì, e non solo l'abbiamo trovata, ma è la migliore mamma del mondo! La più buona, la più bella e la più intelligente! Napolita, vieni a casa che ho preparato biscotti e cioccolata! Napolita! Sì, mamma, sto arrivando! Ciao, ciao a tutti, amici! E con i biscotti e la cioccolata questa storia è terminata! Che bella! Brava! Grazie, Selina, mi sono divertito molto! Cecilia, non ringrazi. Mi sembra di aver applaudito, che devo fare di più? Niente, tesoro, l'importante è che ti sia piaciuta. E se ti è piaciuta, io sono contenta. Sì, anche se ero un pochino triste che questa bambina non avesse la mamma. Ma no, Cecilia non è triste, perché poi la bambina ha ritrovato la sua mamma e adesso sono felici. Sì, certo, ma lei magari avrebbe preferito un altro tipo di personaggio, non è così? Sì, a me piacciono i pagliacci, le persone allegre. Va bene, allora ti prometto che la prossima volta avremo i pagliacci. Andiamo a giocare. Ok. È stato molto bello. Davvero? È da tanto che non vedevo i bambini così felici. Grazie. Sì, almeno lo sembravano e mi è piaciuto vedere Cecilia contenta. Sì, era contenta, sì. E al papà è servito il teatrino? Gli ha migliorato un po' l'umore? Al papà è piaciuto moltissimo. Davvero. Era quello che serviva. Senti, io volevo...
parlarti di una cosa, se è possibile, Selina. Ah, si tratta di una cosa personale. Di lavoro. Juan, come stai? Mi stai prendendo in giro per caso? Senti, amico mio, abbassa il tono. Quale amico? Di un po', Carla, che gioco stai giocando? Nessun gioco, Martin mi ha detto che il mio piano non è servito a molto e che non avete fatto pace. Andiamo, devo parlarti. Ehi, sta calmo, cerca di non esagerare. Non ti accorgi che gioca con entrambi? Ah, benissimo, fammi pure la morale adesso, che non bello. Non mi piace come ti stai comportando. Ma perché? Nella vita bisogna essere liberi e felici, per favore. Juan, cerca di calmarti. Per quanto mi riguarda, io e lei abbiamo chiarito. Se voi avete qualcosa da dirvi, fatelo da un'altra parte, ok? Per favore, basta, non sono un trofeo, chiaro? L'hai sentita? Vattene. Come vattene? Non toccarmi. Vattene, Juan. Vuoi litigare? Ecco. Io faccio il bagnino qui e posso sbattere fuori chi voglio da questa piscina. Sbattimi fuori. Smettila. Fallo. Grazie. Povera, oh. Di nuovo l'allergia? Guarda, non la sopporto. Salute. Che volevi dirvi? Niente, magari ne parliamo quando starai meglio. No, dimmelo. No, Selina, meglio un'altra volta. No, sto bene, dimmelo, dai. E va bene. Ecco, ti volevo parlare della proposta che tu mi hai fatto l'altro giorno, ricordi? Sì, quale... Quale proposta? La verità è che in quel momento mi sembrava abbastanza impossibile, ma poi è successo qualcosa che, per fortuna, mi ha aperto gli occhi. E poi, soprattutto, ti ho vista con i bambini. Ho visto come sei con loro. Dai, Tomas, non ho fatto niente. Mi sono semplicemente comportata seguendo il mio istinto materno. Sì, però... Niente di speciale. No, non è vero che non è speciale. Per me è stato molto importante. Il loro benessere per me viene prima di tutto. Insomma, tutte queste cose insieme mi hanno fatto pensare che sia giusto che... Che sia giusto cosa? Che è giusto. Io voglio formare una famiglia insieme a te. Voglio che i miei figli abbiano... una famiglia unita per sempre.